legali, ad avvocati o a ingegneri, a geometri, che sono di Salerno, di Pagani, di Nocera, mentre i nostri tecnici, geometri, legali, ingegneri, aspettano ancora che l'amministrazione comunale affidi loro degli incarichi precisi. Manca cioè un elenco dei tecnici e dei legali comunali che possono, su cui l'amministrazione comunale può disporre quando deve affidare un incarico. Ed è quindi risultato strano che per alcuni affidamenti l'amministrazione comunale abbia incaricato legali o geometri di Salerno e non si sia invece affidata a tecnici locali. Si è poi passati, dopo alterni punti, dopo la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, intervallati da interrogazioni o da ratifiche di delibere, si è passati ad altri provvedimenti. Fra essi l'esame e la ratifica di tutte le delibere comunali che dal 1989, dalla crisi politica ultima di settembre 89 fino ad oggi, la giunta municipale aveva adottato, e sono numerosissimi. Noi sintetizziamo il lavoro che ha dovuto fare il consiglio comunale dicendo che la maggior parte di questi provvedimenti vertevano sull'assegnazione dei contributi secondo la legge 219 o l'ordinanza 80, che sono le leggi che regolano i contributi per i privati o per il pubblico, per l'amministrazione comunale, in conseguenza del terremoto dell'80. Così sono stati approvati dei provvedimenti che riguardano Piazza Annunziata. Si sistemerà la Piazza Annunziata e l'importo del progetto è di 450 milioni. Si costruirà una caserma dei carabinieri, l'appalto già è partito. Si costruirà una chiesa nella 167 a Via Madonna delle Grazie e anche per questo è stato approvato il progetto. Sarà transatto lo spazio su cui attualmente sorge il centro scout di Don Luigi Lamura. Il proprietario di quel fondo otterrà, in cambio del terreno messo a disposizione dell'amministrazione comunale, un appartamento che il comune di Angri possiede in Palazzo Giusto. È stato preso in esame il problema della gestione dell'asilo nido, sono state adeguate le tariffe ed si è riscontrato che la gestione dell'asilo nido è troppo onerosa. L'asilo nido va verso la chiusura e i suoi locali probabilmente serviranno anch'essi per uffici comunali. L'anno venturo molti genitori dovranno fare a meno di questa struttura, dovranno trovarsi altri spazi dove portare i loro bambini. È stata approvata una lunga serie di provvedimenti che riguardano opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come strade, fognature, pavimentazione, illuminazione. Così stralciamo dall'elenco dei provvedimenti la strada di completamento di Fondo Caiazzo, la pavimentazione, la strada di integrazione di Cupa Mastro Gennaro, di Alveo Sant'Alfonso, la pavimentazione e l'illuminazione a Madonna delle Grazie. Sono stati quindi approvati provvedimenti importanti che impegnano il futuro dell'amministrazione, per cui possiamo e dobbiamo pensare che nei prossimi anni il nostro Paese assumerà un aspetto un poco più decente. È stato approvato il regolamento di gestione del macello comunale. Si sa, possiamo dirlo, che il nostro macello comunale è stato dato in gestione a una cooperativa, per cui il Consiglio Comunale ha approvato un schema di regolamento che sarà poi redatto dall'ufficio tecnico, secondo cui il macello comunale sarà gestito da una cooperativa che usufruirà delle strutture comunali della macellazione e metterà in funzione questo macello, questo edificio che per la verità nel tempo è stato un po' trascurato.
È stato infine approvato un progetto per l'ampliamento della scuola elementare del primo circolo. Tanti altri provvedimenti, alcuni più importanti e altri meno importanti, riguardano transazioni, assegnazioni di mutui, richiesta di mutui per costruzione di altri edifici comunali, popolari, convenzioni con tecnici, provvedimenti che riguardano la gestione del territorio, provvedimenti che riguardano regolamenti vari per appalti, per referendum. Si sono approvati vari progetti per altre sistemazioni di strade, si sono approvate delle convenzioni con alcuni tecnici per progettazione e per analisi geognostiche o urbanistiche. Sono stati quindi eseguiti tutti quei provvedimenti, sono stati portati a termine e quindi approvati tutti quei provvedimenti che nel corso dei 5 anni o erano stati rimandati o avevano incontrato delle difficoltà. Ed è strano che se negli anni precedenti tanti provvedimenti sono stati rimandati perché non presentavano i segni della chiarezza e della trasparenza, all'ultimo momento, in questi 5 giorni di Consiglio Comunale, gli stessi provvedimenti hanno trovato il consenso di tutti i consiglieri, tranne qualcuno, lo dobbiamo dire, e quindi sono stati approvati senza l'approfondito esame, senza il necessario e obbligatorio esame approfondito delle possibili risultanze e referenze. C'è stata quindi una corsa all'approvazione di tante delibere e una corsa all'approvazione di tanti provvedimenti che avrebbero avuto bisogno di un esame più approfondito e quindi di una soluzione più democratica e più trasparente. Tra i provvedimenti che la gente vuole conoscere ci sono quelli che riguardano le assegnazioni delle somme per la ricostruzione. Il comune di Angri, a seguito dell'evento sismico del terremoto del 23 novembre dell'80, ha avuto le seguenti assegnazioni di fondi. Nel 1981 1 miliardo e 372 milioni, nell'82 2 miliardi e 688 milioni, nell'83 2 miliardi e 243 milioni, nell'84 14 miliardi e 600 milioni, nell'85 6 miliardi e 541 milioni, nell'86 6 miliardi. Nell'87 8 miliardi e 200 milioni, nell'88 9 miliardi e 500 milioni, nell'89 7 miliardi e 13 milioni. Il totale delle assegnazioni, delle somme assegnate per la legge sulla ricostruzione è 55 milioni, miliardi e 289 milioni. Queste somme, assegnate per competenza fino all'anno 1989, sono state accreditate e il Consiglio Comunale, con propri atti, ha così destinate ai tecnici convenzionati per le loro prestazioni professionali 654 milioni. Per opere pubbliche 7 miliardi e 158 milioni. Tra le opere pubbliche finanziate con i fondi della 219 ci sono il portico al cimitero per una spesa di 122 milioni e dispari, l'asilo nido nella 167 71 milioni, opere murarie e interne nel secondo circolo didattico 136 milioni, per l'asilo nido in corso Italia 85 milioni, per
Nel circolo didattico, nel primo circolo didattico, opere di manutenzione 145 milioni. Per urbanizzazioni primarie, sia progettazione sia interventi sulla pubblica amministrazione e ai tecnici, la somma di circa 200 milioni. Per urbanizzazione nel fondo Perris 60 milioni, per ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Via Fontana 34 milioni, per la riattazione del primo circolo 100 milioni, per lavori al campo sportivo 183 milioni, per la ristrutturazione degli edifici di Via Giudici e Via Incoronata 500 milioni. Opere pubbliche varie 2 miliardi, finanziamenti per la costruzione della scuola elementare nel fondo Rosa Rosa, delibera del Consiglio Comunale dell'88, 459 milioni, per il consolidamento e il restauro della casina sociale 630 milioni, per la riattazione dell'edificio comunale di Via Incoronati 108 milioni. Per competenze tecniche, piani di recupero e variante 225 milioni. Per completamento della terza scuola media, accanto, insieme a quella donata dalla Croce Rossa, 1 miliardo e 753 milioni. Per il fondo di risanamento agricoltura, la somma assegnata e destinata dal Comune di Angri è stata di 137 milioni e 500. Per il finanziamento, secondo l'ordinanza 80, i buoni contributo che il Comune di Angri ha erogato ai privati assommano a 6 miliardi e 393 milioni e dispari, secondo così distribuiti. Secondo l'ordinanza 80, una somma totale di 1 miliardo e 94 milioni per buoni contributi, un finanziamento di 1 miliardo e 439 milioni, secondo ancora l'ordinanza 80, e infine altri buoni contributo di 3 miliardi e 860 milioni. Per spese varie, il Comune di Angri ha destinato, ha speso 389 milioni e 921 mila lire. Per indennità di esproprio e occupazione di suolo 6 miliardi e 156 milioni. Per la ricostruzione, cioè i buoni contributo assegnati ai privati, ai singoli cittadini che hanno fatto richiesta per la ristrutturazione e la ricostruzione della propria abitazione, secondo l'articolo 9 e 10 della legge 219, sono stati elargiti dal Comune di Angri 30 miliardi e 399 milioni, così distribuiti. Per la riattazione immobili, secondo articolo 9 e 10, 1 miliardo, 6 miliardi e 900, 4 miliardi e 131, 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e mezzo, 4 miliardi e 278, 2 miliardi e mezzo, 1 miliardo e 260 milioni, 3 miliardi e mezzo da destinare, 1 miliardo e mezzo da destinare. Abbiamo ancora quindi un impegno, spese di spesa, soldi non spesi, ma soldi già impegnati per opere che il Consiglio Comunale dovrà individuare, quindi c'è ancora da spendere circa 4 miliardi per destinare questi finanziamenti ad opere o pubbliche o private. Per la costruzione di alloggi, il Comune di Angri ha speso 4 miliardi. Per la costruzione di alloggi, per reinsediamento di famiglie, il Comune di Angri può ancora spendere altri 4 miliardi. Il totale delle somme destinate al Comune di Angri e che il Comune di Angri ha distribuito ai cittadini angresi o direttamente o indirettamente attraverso opere pubbliche
Il totale, dicevo, è di 55 miliardi 289 milioni 610 mila lire. Si è concluso quindi in questo modo, dopo l'approvazione del bilancio preventivo del 1989, la sessione amministrativa, si è concluso quindi tutta l'attività dell'amministrazione comunale di Angri e il resoconto di questa attività si è tutto concentrato in questi 5 giorni di intensa e numerosissima attività di provvedimenti, di ratifiche, di interrogazioni, di delibere e di provvedimenti che riguardano un po' la vita di tutta la cittadinanza. Adesso il Consiglio Comunale non può più operare, resta in carica la Giunta per l'ordinaria amministrazione e il nuovo Consiglio Comunale sarà convocato dopo le elezioni quando, attraverso la consultazione popolare, i cittadini di Angri sceglieranno i nuovi amministratori. Di questo, della selezione che si è fatta all'interno dei partiti, della scelta dei candidati, dei programmi che i partiti intendono perseguire, della decisionalità, della professionalità, della competenza, della discrezione, delle qualità di alcuni candidati, faremo oggetto di altre trasmissioni da qui fino al 6 maggio. Per concludere il nostro almanacco, riservato, come avete sentito, per la maggior parte a un resoconto, a una sintesi dei lavori del Consiglio Comunale, di quest'ultimo Consiglio Comunale, sviluppatosi in 5 giorni di intensa deliberazione, vorrei richiedere l'attenzione della gente su alcuni, far riflettere la gente su alcuni piccoli temi, ma importanti per tastare il polso, per convincerci della qualità dei nostri amministratori, per dare una giustificazione ai comportamenti, agli atti dei nostri amministratori che se guardano alle grandi cose però non vedono le piccole cose quotidiane, quelle che ci sono più vicine. Così dobbiamo registrare una specie di sciopero, di contestazione da parte di alcuni alunni, di alcune classi della scuola media Opro Molla che martedì mattina si sono ribellati ad entrare in classe, forse anche spinti da qualcuno, e hanno fatto una manifestazione al comune, sono stati ricevuti, ovvero non sono stati ricevuti perché tutti gli assessori competenti non erano negli uffici. Comunque i giovani nostri allievi hanno manifestato ai responsabili che hanno incontrato la loro contestazione su che cosa? Nella scuola media Opro Molla ci sono i topi e questo non è la prima volta che accade, ma il fatto che la presenza di questi topi si muova, ritorni continuamente e non si fa niente perché si eliminino le cause che portino questi topi ad entrare nelle scuole, a girare indisturbati dentro le aule, con grave rischio sia per la salute sia per la psiche, la psicologia di questi allievi, il fatto che non si siano presi dei provvedimenti o che si siano presi dei provvedimenti che però non eliminano le cause, ci porta a ritenere che il servizio scuola purtroppo non è ben sentito dai nostri amministratori, in tutt'altre faccende affaccendate naturalmente. Così come si ritiene discutibile allestire una mensa, una refezione scolastica un mese prima delle elezioni. Dopo tante pressioni, dopo tante richieste dall'inizio dell'anno scolastico, la mensa scolastica per il tempo prolungato non era stata attivata. In questi giorni, con un proclama osannante, si è sbandito ai 4:20 l'inizio della mensa scolastica, chiamata appunto mensa elettorale,
per pochi ragazzi che ostinatamente e pazientemente avevano aspettato la refezione, finalmente ci sarà questa distribuzione dei pani, che ha più il sapore e l'odore di una manifestazione pre-elettoralistica che non invece di un servizio di cui i nostri alunni hanno diritto. Un'altra traccia, un'altra orma, un altro segnale della pazienza, della competenza, dell'attenzione che i nostri amministratori prestano ai loro cittadini si ha dalla manifestazione della festa degli alberi. Ricordate, l'anno scorso la scuola media Galvani promosse un'iniziativa, donò un albero al comune di Angri. Quell'albero è stato piantato in villa comunale. In quella occasione, l'anno scorso, discorsi di consiglieri, di sindaci, di autorità che plaudirono all'iniziativa e promisero che la difesa degli alberi, la protezione ambientale, che la cura verso la natura sarebbe stato al centro del programma della giunta comunale. Questo purtroppo non è avvenuto. Dobbiamo quindi registrare che quest'anno la festa, cosiddetta festa degli alberi, non si è ripetuta, nemmeno le promesse. Almeno l'anno scorso c'è stato un impegno formale degli amministratori a rimpinguire il patrimonio comunale di vegetazione nuova, di sostituire gli alberi vecchi con alberi nuovi, di ridare al paese un aspetto più verdeggiante. Probabilmente il verde incomincia, o se non incomincia, perlomeno c'è questo verde che incomincia a dare fastidio ai nostri amministratori. Voglio concludere con una notizia di cronaca. Sarà presente ad Angri questa sera Spadolini, il presidente del Senato. Ricordo che Spadolini, oltre ad essere un autorevolissimo esponente della Repubblica Italiana, è anche un autorevolissimo esponente del Partito Repubblicano Italiano. Ad Angri Spadolini viene come rappresentante di un partito, ma noi lo accogliamo come presidente del Senato, come la massima autorità istituzionale in Italia dopo il presidente della Repubblica Cossiga. Della cronaca della presenza del presidente Spadolini ad Angri vi porteremo le immagini, vi faremo seguire le interviste e la registrazione in una prossima puntata, in un prossimo servizio. Per adesso, buonasera, buona giornata a tutti.